forme a tutto tondo, design un po' retro e anche fumettoso che fa subito simpatia. Questa è la Ora 03, la nuova berlina media elettrica con i suoi 424 cm di lunghezza del marchio per veicoli elettrificati e un po' alla moda del colosso cinese Great Wall Motor, meglio noto come GWM. Bene, andiamola a vedere nel dettaglio, perché quest'auto, che arriverà in Italia entro la primavera del 2024, ha finiture molto curate, un design, come abbiamo detto, molto personale e dei prezzi direi interessanti, perché dovrebbero partire da poco più di 30.000 euro con una ricca dotazione di serie, perché include anche molti aiuti alla guida. Vediamola nel dettaglio. Intanto possiamo anticipare che gli allestimenti sono tre, tutti col motore da 171 cavalli. Quello che state vedendo è lo sportivo GT, con la batteria più grande e per essere precisi da 63,13 kWh nominali, anche se per arrotondare sentirete parlare di 64, che promette 400 km di autonomia ed è utilizzata anche per la più elegante versione 400 con 420 km di percorrenza. Poi c'è la meno costosa 300, con la pila da 47,8 kWh accreditata per 310 km di autonomia. Ma adesso parliamo del design e della GT. Ma sul frontale non troverete il logo Great Wall Motor, o se preferite GWM, ma questo punto esclamativo che è il marchio della Ora, che dà proprio l'idea dello spirito sbarazzino di questo brand del colosso cinese. Il frontale è proprio a tutto tondo, ricorda un po' il maggiolino, ricorda un po' certe Porsche, per esempio la 911, soprattutto nella forma circolare del faro. E poi ci sono sbalzi piuttosto ridotti, perché c'è il paraurti è proprio molto vicino alle ruote, che enfatizza un po' la sportività di questa versione GT, che è quella appunto con l'allestimento un po' più sportivo e che quindi si distingue per questi codolini intorno ai parafanghi che sono tipo fibra di carbonio, anche per queste griglie anteriori che le altre versioni non hanno, anche queste tipo fibra di carbonio, e dettagli rossi con scritta GT ben in vista nello spoiler anteriore. La parte, se vediamo la fiancata dell'auto, anche lei è giocata a tutto tondo, quindi è piuttosto proporzionata e sembra l'auto molto più compatta, perché a guardarla così non si direbbe che è lunga 424 cm, sembrerebbe molto più corta. E poi sempre per la GT ci sono questo alettone sull'1.8 che è molto ampio con scritta GT ben in vista, e poi ruote di 18 pollici con pneumatici 215/50 R18 personalizzati per questo allestimento. Anche la parte posteriore è giocata sul tutto tondo con parafanghi molto ampi, molta lamiera nella parte posteriore, perché è pulita come design, non c'è niente praticamente, perché i fanali sono nascosti alla base dell'1.8, sono qua. Queste luci qua, che hanno il vantaggio di essere in alto, quindi si vedono molto bene. Poi invece nella parte inferiore ci sono questi catarifrangenti, le luci elettroniche, che sono un po' esposte agli urti. E per la GT c'è questa sorta di diffusore aerodinamico tipo fibra di carbonio con elementi verticali rossi, che è veramente aggressivo. Qui vediamo il logo GWM, che sta per Great Wall Motor, ma comunque in mezzo al portellone troneggia sempre la scritta Ora. Il 1.8 non è molto grande, però la visibilità tutto sommato non è male. Da notare poi ancora l'alettone, che la parte interna è verniciata di rosso, quindi molto vistosa. Ma diamo un'occhiata agli interni, che sono realizzati davvero con cura e risultano appaganti alla vista, oltre che anche accoglienti. In particolare ci sembra riuscita la plancia, che presenta un rivestimento bicolore, qui rosso e nero, che è realizzato in finta pelle, ma di una finta pelle di qualità, perché oltre ad essere morbida al tatto dà proprio l'impressione di essere una vera pelle di alta qualità, quindi realizzato veramente con cura. Più in basso ci sono queste originali griglie che inglobano le bocchette del climatizzatore. Poi ci sono i tasti, li vediamo bene dopo, che ricordano un po' quelli della Mini, sono di gusto meravigliosamente retro. E poi c'è il volante a due razze con i tasti basculanti sulle razze, che non sono proprio comodissimi. Comunque il tutto è realizzato molto bene e averlo sott'occhio è piacevole, perché non ti dà l'idea di essere a bordo di un'auto povera, ma anzi di un'auto ricercata. Il tunnel tra i sedili è leggermente rialzato, c'è la piastra per la ricarica del telefono, un porta oggetti, e poi c'è questo rotore che è gradevole al tatto, perché c'ha questa superficie zigrinata che ricorda un po' il metallo, per inserire la marcia avanti o la marcia indietro. Il bracciolo è imbottito e sotto c'è un profondo pozzetto non rivestito. Mentre invece
Nella zona della console ci sono due portabottiglie, un ampio vano, anche questo con piastra di ricarica wireless, e due prese USB più una da 12 volt. Quindi insomma, di spazio per mettere i piccoli oggetti che portiamo sempre con noi in auto ce n'è in abbondanza. Ed eccoli qui i tasti nella console, sono veramente stile mini perché hanno proprio la protezione simil metallo e il tasto è proprio una levetta che è di plastica ma sembra di metallo, è fatta bene, è appagante sia alla vista che al tatto. Con questa si può avviare il motore, con questa si attiva l'aria condizionata, queste sono le quattro frecce, qui gli sbrinatori dei vetri, basta, tutto il resto si gestisce dal monitor sul lato destro del chiamiamolo così tablet, che però è un po' macchinoso da usare perché anche per operazioni semplici come il climatizzatore devi comunque entrare nel menu e attivare la ventola piuttosto che variare la temperatura nell'abitacolo, insomma servono più passaggi. Tra le altre cose che si possono fare con questo impianto multimediale si possono anche gestire le varie modalità di guida, per esempio si può stabilire il livello di frenata rigenerativa su leggero, standard, forte, oppure c'è anche la modalità one pedal che è molto comoda nel traffico perché la frenata rigenerativa è così forte che arriva a frenare, ad arrestare l'auto da sola. E poi si possono anche modificare altre cose, per esempio la sensibilità del servosterzo, che può essere leggero, confortevole oppure sport, quindi un po' più duro. E poi si gestiscono tutti i livelli di guida semi autonoma, oppure si può anche cambiare la sensibilità di rilevamento pre-collisione anteriore, cioè l'avviso per la frenata automatica d'emergenza, che può essere inserito su basso, standard, alto, insomma da qui si gestisce tutto. Ci vuole un po' di pazienza, però è abbastanza intuitivo da utilizzare. Il problema è che devi passare da una schermata all'altra, quindi richiede un po' di tempo. Non sono cose che puoi fare mentre stai guidando, lo devi fare quando sei fermo. Curiosa è la disposizione del sistema anticolpo di sonno basato su questo elemento qua, piazzato sul montante anteriore sinistro. E per quanto riguarda lo spazio non ci si può proprio lamentare, anche chi viaggia dietro sta comodo, il divano accoglie molto bene due adulti che hanno agio anche per allungare le gambe, un quinto passeggero seduto al centro non è troppo sacrificato e nel mobiletto c'è una presa USB. Ma ci sono anche attenzioni da auto di lusso, guardate cosa dice la macchina quando spengo il motore e scendo dall'auto. Non dimenticare il telefono. L'avete sentito? Non dimenticare il telefono. Quale auto te lo chiede? Al baule si accede dal portellone che ha un'apertura qui nascosta sopra la targa in un punto dove si sporca facilmente, quindi ci si sporca anche le mani, però l'apertura è automatizzata. La forma della bocca di carico è irregolare, è un po', passatemi il termine, a pera, quindi non è molto ampia perché qui è abbastanza larga, qui sopra invece è decisamente stretta. E poi tra la battuta, che è molto alta rispetto al suolo, e il fondo del baule ci sono più di 20 cm, quindi è proprio un buco, le robe bisogna proprio farle cadere dentro al baule, quindi la schiena non ringrazia. Poi c'è la cappelliera che si solleva a mano perché non c'è una cordicella ed è molto piccola, e il vano non è molto ampio perché la casa dichiara di vano in uso 228 litri, la presenza delle catene vi dà l'idea di quanto sia grande. Altro limite del vano sono questi gusci di plastica che avvolgono i parafanghi ma entrano parecchio nel vano, quindi limitano ulteriormente lo spazio e la disponibilità in larghezza, insomma, quindi come bagagliaio, considerando la categoria dell'auto, non è un granché. Ma come si guida questa Ora 03? È una berlina, abbiamo detto, lunga 424 cm, quindi è una berlina media. Qui ci sono anche dei bei dossi su questa strada, ma le sospensioni, devo dire che anche se non sono troppo morbidi, li assorbono abbastanza bene, basta prenderli di certo non velocemente. Comunque è quindi una berlina compatta, è pesante perché siamo sui 1580 kg, del resto è un'auto elettrica, le batterie che sono qua sotto il sedile hanno il loro peso, c'è poco da fare. Comunque in questa versione, che è l'allestimento GT, ha 171 cavalli come anche gli altri due allestimenti, ed è il motore elettrico che è montato all'avantreno, quindi è collegato alle ruote davanti,
è alimentato da una batteria da 64 kWh. Per quanto riguarda la guida, beh, è un'auto più che altro comoda, quindi anche se l'assetto non è molto cedevole e dà quell'agilità che serve, non è comunque una auto che si guida col coltello tra i denti, preferisce una guida più fluida, più tranquilla. Lo sterzo infatti ha un'impostazione molto turistica, anche troppo, perché nelle quattro modalità di guida, se lo vuoi un po' consistente, devi mettere la Sport, modalità di guida in cui il motore risponde anche con maggiore prontezza. Lo sprint è quello che serve, però parlando dello sterzo, in normal e in eco è veramente molto leggero, troppo leggero, così leggero che quasi non ti dà quella fiducia di capire che cosa stanno esattamente facendo le ruote. Nella modalità auto invece, dicevamo sono quattro, lo sterzo si ritara in base al tuo stile di guida, se guidi in maniera un po' più brillante tende un po' ad appesantirsi. Comunque diciamo che se si vuole uno sterzo un po' consistente bisogna mettere in Sport. Quello che invece manca in ogni caso allo sterzo è la precisione, perché la risposta è veramente evanescente. Tornando invece all'assetto, abbiamo detto che non è troppo molle, non è troppo morbido, ma nemmeno troppo duro, quindi diciamo che gli inserimenti in curva sono abbastanza precisi, l'auto segue abbastanza fedelmente la traiettoria e soprattutto l'assetto è uno di quelli che ti dà confidenza, che ti dà l'impressione che l'auto sia ben attaccata alla strada. Del resto le ruote sono ben 18 pollici, quindi sono belle grosse. Per quanto riguarda invece i freni, ci sono sembrati ben modulabili, la frenata rigenerativa e quella meccanica sono ben integrati, quindi non c'è uno scalino quando premi il pedale, è tutto molto fluido, e c'è anche la modalità one pedal che è molto comoda nel traffico perché ti permette di arrestare l'auto senza dover premere il freno, perché la frenata rigenerativa è così potente che proprio arriva a fermare l'auto. Io lo trovo molto comodo nel traffico. Per quanto riguarda invece il comfort in generale, beh, l'insonorizzazione dell'abitacolo è abbastanza curata, il rotolamento delle gomme non si sente molto, neanche a velocità autostradali, i flussi aerodinamici sì, si sentono un po', però possiamo dire che danno fastidio. I sistemi di aiuto alla guida nel nostro breve test si sono sembrati tarati in maniera corretta. Più che altro forse è il mantenimento di corsia che è un po' apprensivo e quindi tende magari a farti correggere la traiettoria, cioè ad agire sul volante senza che tu faccia nulla, anche se sei lontano dalle strisce sull'asfalto. Però vabbè, è una questione, è un dettaglio, non è che dà molto fastidio, basta farci l'abitudine. Invece la visibilità è buona un po' in tutte le direzioni, anche dietro si vede abbastanza bene, e comunque è di serie la telecamera a 360 gradi che nelle manovre è il massimo che si può desiderare. Per quanto riguarda invece il sedile di guida, non è molto avvolgente, è abbastanza morbido e trattiene con buona efficacia il corpo. E quando la pila si esaurisce? La batteria si ricarica dalla presa nella fiancata sinistra dell'auto, proprio sopra al parafango anteriore. Secondo la casa, in corrente continua carica fino a 50 kW, che non sono proprio tanti, anche se i tecnici della Ora ci hanno detto che comunque si può arrivare anche a 67 kW. Mentre invece in alternata l'auto accetta fino a 11 kW, anche qui c'è la concorrenza, fa anche di meglio perché arriva anche a 22 kW. Ciò significa che in corrente continua in circa 50 minuti si riesce a ritrovare la piena efficienza della batteria. Bene, cosa ne pensate di questa elettrica cinese in stile retro? Scrivetecelo qui sotto. In attesa della sua commercializzazione possiamo aggiungere che la GT stimiamo abbia un prezzo di circa 38-39 mila euro, ma per saperlo con certezza l'appuntamento è per il 2024.